Marco Cecconi, ecco, dunque parliamo di motociclismo e parliamo anche di questa, del fatto che Petrucci, per esempio, ieri è stato insieme a una bella rimonta, no? È arrivato addirittura fino al sesto posto. Petrucci, ma non solo però, il motorismo a Terni non è solo Petrucci. Io partirei da non solo, non dimenticando, anzi volendo fare subito una grande lode e soprattutto un saluto carissimo a Danilo, qualcuno lo chiama Danilone perché è un pilota molto alto per essere in mezzo a tanti altri campioni magari di statura diversa, una rimonta che ha del sensazionale dal 22esimo fino al sesto posto, girando su tempi che erano i tempi dei primissimi. Chissà che cosa sarebbe successo se su quel bagnato fosse partito o comunque fosse riuscito a partire insieme ai primi anziché partire dalla coda dello schieramento, che cosa sarebbe successo? Avremmo visto tre Ducati addirittura nei primi tre posti? Chi lo sa, sarebbe potuto succedere di tutto, quindi un caro saluto. Ma non solo, e ripartiamo dal non solo. Il team GRT, Yamaha ufficiale, è campione del mondo. Abbiamo un'altra volta riportato a Terni questo titolo straordinario di campioni del mondo. Filippo Conti, Mirko Gianzanti, i piloti sono Maias e Caricasulo, sono due ragazzi che uno non è italiano, è francese, uno invece è italianissimo, non di Terni. Dei meccanici, Riccardo Riccetti, di Terni, la sede di questa attività per la strada che va verso Narni, quindi c'è tanto di Terni in questo campionato del mondo vinto di recente dal team GRT. E ritorniamo nuovamente a rinverdire questo filone che mai è stato abbandonato e che mai si esaurirà per la propensione naturale di Ternani a svolgere questo tipo di attività. Ecco, ma perché, ecco, lei insiste su questa cosa, no? Ma perché Terni dovrebbe puntarci? La città. Terni ci deve puntare perché nonostante Terni e nonostante qualcuno non si sia accorto che nel corso del tempo questa è una vera risorsa, è evidente che un'amministrazione coscienziosa che avesse a cuore realmente le eccellenze che esprimono i propri cittadini, sportivi, atleti, team manager ed altri, dovrebbe puntare su tutto questo in modo organico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dovremmo ritornare ad immaginare di sostenere anche con la costruzione, con danari privati, per come avevo immaginato nell'atto di indirizzo che fu approvato addirittura 2 anni fa, per la prima volta in questo consiglio comunale, quindi la città ha detto sì attraverso la sua massima assise alla costruzione di questo impianto, dovrebbe puntare in modo serio, senza fare ulteriori chiacchiere, alla costruzione di un impianto e di un supporto e di una piattaforma per tutti coloro che volessero in qualche modo avvicinarsi a questo sport. È un'eccellenza, è una naturale propensione dei nostri concittadini, amici più giovani o meno giovani che da anni fanno questo tipo di attività. Quindi puntare decisamente in questa direzione come direttrice di sviluppo. La costruzione con danari privati di un impianto per gli sport motoristici aprirebbe enormi possibilità di sviluppo per questo territorio. Ci sarebbe solo bisogno, ammesso che si possa dire solo bisogno, che l'amministrazione facesse con coscienza la propria attività, mettendo a sistema con i comuni limitrofi un piano di verifica esatta delle aree ed immaginando con la libertà che i privati possano avere di rendere possibile finalmente la costruzione di questo impianto che da troppi decenni giace nei cassetti di questa amministrazione. In verità, nei decenni passati se ne era solo parlato un po', come dire, superficialmente. La politica nel 2015 ha detto che lo vuole fare, lo faccia. Quindi sono già passati 2 anni. Eh sì, lo presentammo, ecco, nell'ottobre dell'anno 2015, sono passati 2 anni, 2 anni di inutili commissioni o piuttosto di verifiche che hanno verificato il nulla sin qui svolto da questa amministrazione. Ci piacerebbe che qualcosa di più si facesse. Nel frattempo noi siamo tecnici federali della Federazione Motociclistica, siamo in questo mondo. Lei in questa doppia veste, giusto? In effetti sì, lo devo dire, in pieno e sano e costruttivo conflitto di interessi, nel senso che come tecnico della Federazione Motociclistica Italiana non posso che sostenere questo tipo di sport, ma non già nell'interesse cieco di uno dei tanti possibili sbocchi sportivi che potrebbe avere questa città, nell'interesse vasto, molteplice, su tanti campioni e da tanto tempo che è nelle corde dei nostri concittadini. Ecco, però diciamo che appunto siamo ancora a una costruzione che è di là da venire. Siamo ancora carissimo amico. Siamo ancora carissimo amico, diciamoci esattamente le cose come stanno. Quantomeno se si facesse un piano di attività serio si potrebbero verificare alcuni aspetti. Ci sono le aree sì no.
dove sono queste aree? E ci dovrebbero essere, perché nella vicinanza con altri comuni le aree ci dovrebbero essere. Dico ci dovrebbero per il semplice motivo che non è il mio mestiere andarle a individuare. Ci sono dei valentissimi tecnici in tutti gli uffici dei comuni, limitrofi, Trenarni, San Gemini, Terni, e questo potrebbe venire fuori. Nella conseguenza posso dire, e sono felice di farlo, che ci sarebbero soggetti disposti a mettersi le mani nel portafoglio, perché dove c'è business ci sono nella possibilità di coloro che sono interessati anche i quattrini. Va bene, nel frattempo facciamo gli auguri e ci complimentiamo con Petrucci, ci con Filippo Conti, ci complimentiamo con Danilo Petrucci, ci complimentiamo con Filippo Conti, ci complimentiamo con Mirko Gianzanti, ci complimentiamo con tutto lo staff, anche con un altro ternano, un amico e soprattutto un valente meccanico, Riccardo Riccetti. Tutti di Terni, forza Terni, perché questo è tecnicamente un altro ennesimo risultato straordinario. Grazie Cicconi. Grazie.